Grazie, grazie Giulio. Come vi dicevo appunto vorrei prendere questi ultimi minuti del nostro evento per dare spazio a voi, vedo che c'è, poi non è facile parlare troppo. Uno, due già prenotati, prego. Allora mi metto qua così loro si possono sedere. Allora una domanda, cioè in due secondi. Perché non ci può essere un diritto? Se io faccio la macchina che fa la sinfonia dell'anno, perché non ci può essere mio diritto d'autore su quella sinfonia? No, ma io non ho detto questo. Ah, ok, allora ci può essere. Seconda cosa, in una riunione del Partito Radicale, un vecchio militante ha raccontato che è andato su ChatGPT e gli ha chiesto chi è il direttore di Radio Radicale. E ChatGPT ha risposto Vincenzo Vita, che non è mai stato direttore di Radio Radicale. Ora, la domanda è, ma i giornalisti che lo usano, poi scriveranno che Vincenzo Vita è direttore di Radio Radicale? Quindi la prima domanda era, immagino, per me, la seconda? Se volete, io sono giornalista. Su come tutelarsi dalle fake news che i giornalisti... Allora, io dico la mia velocemente, su come tutelarsi dalle fake news non è un problema dell'intelligenza artificiale, ce lo portiamo dietro da tempo, quindi il problema è fidarsi dell'intelligenza artificiale quando non è stata fatta per quello. Cioè, l'intelligenza artificiale non è Google, non è una cosa che va a cercare su Google e ti dà i risultati statisticamente più credibili. Lei risponde sulla base di quello che lei ha appreso, e come l'ha appreso non lo sappiamo, può avere delle allucinazioni, può inventarsi cose, nel senso che lei è creativa e generativa. Il suo compito è fornire una risposta che sia per lei sensata e credibile. Quindi chi ha fatto quella cosa lì non ha capito con cosa stava avendo a che fare, cioè stava usando l'intelligenza artificiale per fare altro. È come usare, che ne so, un tagliaerbe per cucinare. È colpa di quello che l'ha usata, non tanto dello strumento. Sull'altra, però su questo lascio, ci sono giornalisti qua. Sull'altra domanda io non ho detto quello, ho detto che la macchina non può essere titolare di diritti d'autore, ovviamente, nel senso che la macchina non può essere titolare di nessun diritto. Bisogna capire se la macchina è stata utilizzata da un essere umano, cioè se il processo creativo è stato guidato diciamo costantemente e interamente dall'essere umano, allora indubbiamente l'essere umano ha un diritto d'autore, perché è stato lui a dare l'input, a guidare il processo e a controllare l'output. Diverso è se l'essere umano dà un input che è molto banale, molto generico, e quindi potrebbe essere uguale ad altre 10.000 persone che quel giorno gli chiedono di fare quella stessa cosa, e il risultato potrebbe essere uguale per tutti. ChatGPT lo dice nei termini d'uso, OpenAI dice, c'è un paragrafo che si chiama somiglianza del contenuto, vuol dire che se oggi c'è un fatto di cronaca e tutti i giornalisti stasera per fare l'articolo che deve uscire domani mattina le danno un input di una riga, quindi molto poco creativo, molto poco originale, ChatGPT dice, attenzione, se tu mi dai un input banale, sappi che anche l'output sarà probabilmente banale, sarà uguale, molto uguale a quello che io ho dato ad altri. E quindi, da un lato meramente teorico, loro riconoscono a te utente il diritto di utilizzazione, c'è scritto nei termini d'uso. Tu utente hai il diritto di utilizzazione sull'input e sull'output. Però nel paragrafo successivo ti dice, attenzione, però se tu mi dai un input molto banale, io potrei dare la stessa cosa molto simile, se non identica, ad altre n.000 persone, e quindi tutte sono convinte di avere un copyright, di avere un diritto di utilizzazione su una cosa che però è uguale, e quindi questo diritto di utilizzazione si stempera molto nel suo valore, cosa che nel mondo pre-intelligenza artificiale era molto più difficile che succedesse. Anche all'epoca, anche prima, si potevano creare le stesse cose molto simili, soprattutto se stai scrivendo di cronaca o se fai un libro di diritto amministrativo, no, certe cose sono così, non è che ci sono tanti modi di inventarsele. Con questo strumento però abbiamo elevato la potenza, il rischio di gente che scrive cose, che fa cose molto simili, perché non si è voluta sbattere, passatemi il termine, a fare un input, un prompt un po' più creativo e a controllare meglio il processo. Ok? E non ho detto che non ci sono diritti, anzi, no, vi faccio sempre l'esempio della copertina del mio libro, abbiamo qua l'autore, Paolo Dal Prato. Non è che lui ha schiacciato un bottone e è venuta fuori sta roba qua, perché allora non avevo bisogno di Paolo, ma la facevo io, la facevamo io e Nicola, ma si butta dentro due cose, fammi un robot che scrive, e abbiamo provato, veniamo fuori un sacco di cose, ma per avere una cosa di un certo livello c'è stato bisogno di qualcuno che conosce lo strumento, che ha gusto creativo, perché lui viene da anni di fotografia, che ha dialogato con la macchina, gli hai dato una volta, poi gliel'hai ridata, aggiungi questo, me l'ha mandata, mi ha chiesto secondo te va bene così. E quello è un processo creativo, quindi indubbiamente qui Paolo Dal Prato ha un copyright su questa roba qua, questo non c'è dubbio.
Il problema sono quelle situazioni invece più ibride in cui di fatto si lascia fare tutto la macchina, l'attività dell'uomo si riduce a un mero schiaccio un bottone, lì il diritto d'autore va in crisi perché effettivamente non c'è una vera attività creativa e l'attività creativa è la base, è il requisito fondante del diritto d'autore. Ok. Sì, no, lui doveva dire... No, io semplicemente perché forse sono l'unico giornalista qua e allora posso dare il punto di vista sul tema sulle fake news. In realtà ci tengo a precisarlo. Posso precisare una cosa? Sono giornalista però guarito, nel senso che... No, perché sono uscito dal tunnel. Perché ci sarebbe da fare tutto un evento soltanto sul giornalismo e gli LLM. Però dico soltanto due cose perché poi lascio la palla agli altri. Uno, il giornalista che ancora usa ChatGPT gratuito per fare una roba del genere è uno che è destinato a perdere il lavoro dopodomani perché non ha capito niente di che cosa è questo strumento. Quantomeno dovresti usare il plus che naviga, quantomeno dovresti usare degli strumenti LLM che fanno la verifica delle fonti, che fanno una ricerca. Io suggerisco a tutti di usare per esempio Perplexity, che è bellissimo, che ti dà le fonti e comunque parla benissimo italiano, ma basterebbe Bing, con la chat di Bing. Quindi il tema delle fake news sicuramente esiste, anzi chi crea le fake news si sta adoperando a usare questi strumenti. Ma vi lascio un'ultima chicca: invece ci sono quelli che stanno facendo le mail di phishing. Voi sapete che le mail di phishing sono scritte in modo sgrammaticato. Perché sono scritte in modo sgrammaticato? Quando esiste ChatGPT che scrive in italiano meglio dell'80% dei miei amici di Facebook, che saluto a casa questo. Però perché se non sono sgrammaticate le mail di phishing? Sono sgrammaticate perché c'è, scusate se qualcuno si sente offeso, una selezione dell'idiota all'ingresso. Cioè, se sei così distratto da non capire che non l'ha scritta la banca, quella roba lì, sei il pollo perfetto da spennare. Quindi si stanno usando le intelligenze artificiali non solo per scrivere le fake news, ma per scrivere le mail sgrammaticate che possono essere utili per il phishing. Quindi il tema, secondo me, non è mai lo strumento, è come usi questo strumento. Noi non possiamo dare la colpa a ChatGPT perché ci sono le fake news o queste robe qua. In quel caso che ha fatto lui non c'è un problema anche deontologico, c'è un problema del giornalista. Assolutamente. Quindi... Sì, sì. Poi mi taccio, sennò qua davanti fino a lunedì. Ok. Massimo. Sì. Prenderei lo spunto da questa domanda per una brevissima riflessione di comprensione su come funzionano davvero queste cose oggi. Il vero problema è che noi stiamo chiamando intelligenza artificiale qualcosa che invece è sostanzialmente un'intelligenza diversa dalla nostra. Perché questi strumenti funzionano tutti oggi tirando fuori delle correlazioni statistiche su un'immensa mole di dati. Correlazione statistica significa, per esempio, banalmente andare a vedere se certe parole capitano in certi documenti in maniera con una certa frequenza. No, sono cose che dal punto di vista del senso, del significato, per noi esseri umani non significano nulla. Sono meri conteggi numerici che vengono mediati con dei parametri, che a loro volta sono dei numeri, che per noi non significano nulla. La macchina, con queste tecniche, costruisce quindi un modo di correlare tra di loro le informazioni a partire da quello che gli è stato dato come punto di riferimento, che è l'insieme di tutti i dati che è riuscita a recuperare sulla rete. Quindi qui si apre un incredibile problema su questi dati: da dove vengono, che cosa contengono al loro interno. All'interno di questi dati ci sono delle correlazioni che sono già in qualche maniera dovute al mondo e al modello culturale che è stato adottato quando il giornalista scriveva qualcosa. Sono famosi i casi di polarizzazioni che sono venute fuori dal fatto, l'esempio più facile che viene fatto è che se provi a fare una frase, a chiedere una frase con una traduzione da una lingua ad un'altra che contiene vari mestieri, a seconda della lingua che usi, per esempio, delle professioni vengono polarizzate su un sesso piuttosto che sull'altro. Gli infermieri, le infermiere sono donne, i dottori sono maschi. Ci sono nascoste all'interno del nostro enorme mondo di dati, che raggiunge ormai una quantità di informazioni che è sovrumana, non è gestibile da un essere umano,
ci sono delle correlazioni che per noi sono assolutamente prive di significato e sono basate su miliardi di parametri, per cui è impossibile per un essere umano comprenderne il significato e dominarlo. Quindi, rispetto a tutto quello che stiamo dicendo, si sta aprendo tutto uno scenario per il quale noi la prima cosa che dobbiamo chiedere è l'interpretabilità. E siccome non riusciamo a ricostruirla con un filo di ragionamento logico come quello a cui siamo abituati, dovremo mettere in piedi dei checkpoint. Dovremmo dire alla macchina: hai preso questa decisione? Voglio vedere qual è e capire cosa l'ha generata, almeno in termini dei dati che ti ho messo in piedi. Quindi, da questo punto di vista, si aprono scenari estremamente interessanti ed importanti, in cui sarà molto importante il ruolo che giocheremo come capacità di regolamentare, di mettere in piedi degli standard di controllo, di decidere in quali settori si possono applicare certe tecnologie e in quali no. Scusate, se no andiamo avanti un'ora. Buongiorno, mi chiamo Sacchi. La prima domanda riguarda le parole. Sono un insegnante, perché continuiamo a chiamarla intelligenza artificiale? C'è qualcuno che sta cercando di trovare un altro nome, sappiamo che è nato nel 56 per avere i soldi, eccetera. Io ho provato a scrivere Luciano Floridi, lui dice: ma noi continueremo a usare IA come usiamo CV come cavalli a vapore, senza che nessuno si aspetti di vedere un cavallo. Io ho dei dubbi, perché le parole poi creano dei bias, quindi le persone di cui parlavamo prima, sentendo intelligenza, pensano di avere una persona intelligente dall'altra parte, che non è, perché sono dei programmi statistici molto evoluti. Questa è la prima cosa. Il secondo passaggio è: io insegno filosofia, per noi è abbastanza evidente che c'è soggetto, corpo, tecnologia come espansione del corpo. Questa è una tecnologia esattamente come le altre condiziona il risultato finale. In fondo non è veramente la persona che fa il quadro con il pennello che lascia il segno, quindi a seconda di quello che il pennello casualmente decide di fare con le sue setole viene fuori una cosa leggermente diversa dall'uno e dall'altro. Ovviamente qui siamo su un livello molto più avanzato, ci vuole una conoscenza del mezzo molto evoluta per far ottenere esattamente quello che si vuole, esattamente come con le macchine digitali. Quando sono emerse hanno detto: sarà la fine della creatività, mia figlia ci lavora, mi fa vedere come ci lavora e io arrivo all'1% di quello che fa. Quindi da questo punto di vista si sposterà il problema. Ci sono riflessioni in atto, c'è qualcuno a livello planetario che sta studiando questo livello della cosa? Grazie. Per chi era la domanda? Se posso dire solo 20 secondi, IBM ha già deciso su alcuni documenti, su alcune parti del sito, che non si usa intelligenza artificiale ma intelligenza aumentata, per dire che comunque è qualcosa di radicalmente diverso, anche perché, provocazione, intelligenza artificiale è un ossimoro. C'è una linea di pensiero su intelligenza aliena. perché il problema è esattamente quello che dice lei, cioè che la parola intelligenza noi la interpretiamo sempre in modo antropocentrico. È possibile che si può ragionare su un'intelligenza che è diversa dalla nostra. Io poi, come appassionato di fantascienza, sono sicuro che esistono delle intelligenze diverse dalla nostra, ma basta guardare alle colonie di formiche. Ci sono dei ragionamenti, intelligenza collettiva e così via. Ovviamente le parole sono importanti. No, le parole sono importanti e io credo che oramai... oggi siamo qui a parlarne perché è da un anno che una fetta della popolazione superiore a quello che succedeva un anno fa ha trovato questi box e si è trovata a poter interagire con questi modelli. Quindi per arrivare alla risposta alla prima domanda siamo oltre, cioè oramai la parola intelligenza
è quella, e nonostante non sia al 100% corretta, nonostante ci sono delle micro, dei micro tentativi di cambiarla, spesso negli ambienti più tecnici appunto si parla di LLM, che sarebbe il sarebbe il, la parola più corretta, io mi sento di dire che da qua fin al prossimo ciclo tecnologico continueremo a chiamarla intelligenza. Come dicevo, noi siamo qui a parlarne perché oggi tante persone, molte più di prima, si sono trovate questo strumento che a livello di accessibilità era molto, è molto più semplice rispetto, rispetto a prima. Però ci siamo, si sono trovate davanti a uno strumento che è molto più plausibile di quello che era prima. Poi si può aprire un mondo su quelli che sono i bias a livello culturale e linguistico, quindi è molto più plausibile perché noi interagiamo in italiano al più in inglese, che sono lingue assolutamente coperte dal punto di vista del materiale di allenamento, e vai a parlare magari in un dialetto della Birmania, ovviamente non avranno lo stesso livello di coerenza. Quindi noi parliamo di intelligenza perché oggi tante persone si trovano davanti uno strumento, un po' davanti allo specchio, ecco, si trovano uno strumento che è plausibilmente umano. E dal punto di vista puramente semantico sarà difficile adesso scardinare questo tipo di idea. È tutto relativo all'educazione e alla cultura di questi strumenti, che forse è ancora più difficile del puro vocabolo. Qualcuno vuole integrare? Sì. Una cosa, che l'aspetto della formazione credo sarà determinante per distinguere tra vero e verosimile, perché poi il tema centrale è questo, anche rispetto alla prima domanda: imparare a capire come una cosa che viene prodotta è estremamente verosimile ma non vera, è in quelle maglie che si muoverà l'intelligenza artificiale. Quindi tutti i temi, questa distinzione a livello formativo anche ai ragazzi andrà estremamente spiegata, anche perché a livello sociale, io è un esempio che faccio sempre, ma perché colpisce a me per primo, tra Giulio Cesare e Napoleone si andava a Roma-Parigi nello stesso modo, nello stesso tempo, tra Napoleone e noi è cambiato il mondo e la società ha fatto fatica ad adattarsi in un tempo così breve, e quindi l'aspetto formativo deve effettivamente molto confrontarsi con questo. Noi siamo abituati ad avere un confronto dove le fonti possono dare una parvenza in realtà, oggi è tutto molto verosimile, quindi probabilmente anche il nostro modo di essere intelligenti dovrà essere nel saper comprendere, scremare le fonti, confrontare più intelligenze, più risposte, così chiamandole. Poi io non sono convinto come i colleghi che la parola intelligenza debba restare, perché l'abbiamo già visto ad esempio in Europa con Tesla. Autopilot da noi non si può chiamare autopilot perché non è un pilota automatico, perché poi le persone fanno così e ci si schiantano, sì. Non puoi togliere le mani dal volante. Quindi vedremo, è tutto molto giovane, però ecco, un tema che ci tengo molto è, per tutti quelli che si occupano di formazione, tra vero e verosimile si gioca la partita della società. Grazie, no, volevo aggiungere una cosa visto che è stata citata IBM è insieme a Google l'azienda che ha aperto già da un po' di tempo una divisione di etica dell'intelligenza artificiale, in cui filosofi e tecnici lavorano assieme per sviluppare questi nuovi algoritmi, perché è chiaro che questi algoritmi stanno entrando nella vita delle persone e ogni tanto aiutano a prendere delle decisioni, verrebbe da dire che talvolta prendono loro le decisioni, è un'esagerazione, però è chiaro che lo stesso CEO di Microsoft non più tardi un mese fa ha detto nei prossimi progetti un ruolo fondamentale sarà quello del moral philosopher, cioè è indispensabile che i tecnici lavorino con gli umanisti. Non è più possibile pensare a un mondo separato in cui io mi specializzo nel tecnico o io mi specializzo nell'umanistico e fra noi due ci vediamo ogni tanto a cena, ma se no non ci parliamo mai. La fusione tra competenze umanistiche e competenze tecniche è urgente e indispensabile. Io dico solo una cosa velocemente sulla parola. Anch'io sono d'accordo che il suo nome corretto non sarebbe quello, però c'è un problema anche poi di marketing. Guardate cosa è successo con la parola metaverso e in realtà aumentata. No, perché in realtà la parola corretta, cioè si è parlato per 15 anni di realtà aumentata, poi a un certo punto si è spinto sulla parola metaverso. Perché? Perché c'era un'azienda molto grossa che voleva usare la parola metaverso come
come no, punta di marketing, come password per sfondare un certo mercato. Non c'è riuscita. Se voi vedete le pubblicità di recente di questa azienda famosa che non nomineremo, sta parlando di realtà aumentata. Per metà è già nominata. Esatto, che ho già quasi nominato. Quindi è bizzarro, no? Cioè, se sono accorti che gli è andato a vuoto il tentativo, allora adesso fanno quelli puristi. No, in realtà non è. Quando fanno lo spot, quello del medico che opera con la realtà aumentata, non col metaverso. No, perché hanno capito che metaverso fa pensare che sia un videogioco, una roba per ragazzini, no? Allora sulle cose serie è tornata a chiamarsi realtà aumentata. Pensate, se non sono dei cialtroni, però no. Sì, quindi stiamo rischiando di fare la stessa cosa con l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale indubbiamente c'ha più fascino, no? ha più appeal e quindi riempie le aule. Se noi avessimo fatto un incontro che si chiamava LLM due punti, eravate, no, siamo onesti, no? Perché così è. Ultima domanda. Aspetta, io volevo dare il mio contributo con gioia facendo la domanda scomoda, visto che è il mio lavoro. Nel senso che, visto che si parla poco di come noi interagiamo con lo strumento, cioè cerchiamo lo strumento, conosciamolo e poi vediamo i loro limiti, ma si tratta anche di relazione con lo strumento, no? La relazione con il nostro telefonino è una delle relazioni più importanti della nostra vita, per cui morbosa. Sì, esatto. Morbosa. Quanto sana non si sa, ma è significativa. Con l'intelligenza artificiale c'è una proiezione delle paure societarie che condividiamo tutti. Tipo, se io fossi più intelligente, dove potrei arrivare? Dove sarei più efficiente? Dove sarei meglio? Quali risultati otterrei maggiori? Come la presterei su questo fattore? Ed è quello che chiedo all'intelligenza artificiale. È quello che io sento mancante. E in questo momento ne stiamo condividendo tanti. Infatti, tante delle fake news sono dovute al fatto che sono le paure che io chiedo, non quello che so. Che è una cosa che un modello, adesso io non me ne intendo e loro mi danno una formazione continua a riguardo, però un modello creato con questo tipo di tecnologia non è in grado di fornire, non è in grado di dirmi quello che io non so e neanche di rassicurarmi sostanzialmente. È in grado di trasportare all'esterno una paura mia e dare sostanzialmente la colpa di un fallimento all'esterno. E questa era la domanda scomoda. A chi l'hai chiesto? Ma tutte le domande di quelle che ti porti nei prossimi 3-4 anni. Buongiorno, mi chiamo Paolo Dal Prato, ho fatto le figurine del libro di Simone, sono un fotografo e mi occupo di intelligenza artificiale. Presentazione. Secondo me c'è un grossissimo tema di divulgazione, nel senso, noi siamo tutti qui, siamo tutti appassionati, interessati così, siamo una bolla. Ancora oggi, quelli che sanno qualcosa di intelligenza artificiale in realtà sono una bolla piccola. Fuori, il mondo fuori, magari ha sentito questa parola, ma non sa niente, ha una visione distorta e io mi accorgo quando giro nei circoli fotografici, piuttosto che vado in giro a parlare, che arrivano lì con lo sguardo di adesso ci frega, e poi magari alla fine della chiacchierata mi dicono altre cose. Perché comunque i grossi mezzi di comunicazione, mi ricordo una pagina del Corriere della Sera di questa primavera sull'intelligenza artificiale, boxettini, Stable Diffusion, clone cinese di ChatGPT. Non è un ChatGPT, non è un clone, non è cinese. Abbiamo capito tutto. Quindi diventa un grossissimo problema di divulgazione, perché poi le opinioni si formano anche sul fatto che devi conoscere di cosa si parla, senza essere degli esperti, ma non sapere che cos'è. Poi chiamare intelligenza e l'altro modo, secondo me, è relativamente poco importante. Ha la sua importanza, ma non è quello di gioco, almeno sapere che cos'è. Sul fatto della parte delle immagini, secondo me c'è un problema, un altro approccio non corretto, che si tratta sempre di immagini, quando si parla di dataset e cose di questo tipo qua, a proprietà intellettuale, gli autori, queste cose qui. Se andate a guardare dentro i dataset, la stragrande maggioranza delle immagini che sono dentro è la foto della torta del compleanno del figlio, che ha fotografato la fetta di pizza, il gatto che sta mangiando, che sta giocando con la pallina. Il 90%, forse anche più, sono quelle immagini.
nel senso che non sono immagini creative, sono immagini da qualunque, ma esattamente come in Instagram. Se anche in Instagram cercate, la stragrande maggioranza delle immagini che trovate sono di quel tipo. Quindi c'è un problema sì di riconoscimento dell'attore, ma sul fotografo ci tengo a essere riconosciuto. Però in realtà le intelligenze artificiali sono utilizzate per la maggior parte con immagini della quotidianità, per cui faccio vedere la mia macchina nuova, faccio vedere cose di questo tipo qua. Quindi c'è anche il problema di capire di cosa stiamo parlando esattamente. Credo che valga anche per la parte LLM, ma io appunto mi limito alla mia nicchia, che è già una bella nicchia importante. Quindi ci sono queste due cose da valutare, secondo me, ecco, e da spiegare. Ma c'è una domanda o una considerazione? Dal punto di vista negativo, vedete voi, secondo me è comunque sono delle tematiche. No? Allora, possiamo ribaltarlo sul discorso dell'LM, il discorso che faceva lui. Ma allora, se vuoi ti rispondo sulla parte delle fotografie. Lì, se apriamo il vaso di Pandora del cos'è creativo, cosa non è creativo, sono d'accordo. L'Italia è uno dei pochi paesi che ha questa, nella nostra legge sul diritto d'autore, c'è questa distinzione tra fotografia creativa e non creativa. E vanno sotto una disciplina diversa. Fotografia creativa è tutelata come un'opera dell'ingegno a senso pieno, diritto d'autore 70 anni dalla morte, diritti morali. L'altra è una considerata foto di mera documentazione, potremmo dire, ha una tutela minore. Il fatto è che quasi tutti questi sistemi di intelligenza artificiale non applicano la legge italiana, applicano la legge americana, che invece è molto più netta, parla di copyright e le mette un po' più o meno tutte sullo stesso piano. Quindi che sia la foto di Instagram della torta del bambino o dell'automobile che ho appena comprato e voglio farmi figo, farla vedere, per il copyright americano non è che faccia tanta differenza con la foto invece del grande fotografo che ha un impatto emotivo di un certo tipo. E da lì poi si apre tutto il problema del come sono stati addestrati, no? Cioè chi ha fatto questi sistemi di intelligenza artificiale ha fatto quello che facciamo tutti, cioè ha pensato che se una cosa è sul web allora si può prendere liberamente e l'ha data in arrivo. E magari anche con una convinzione un po' più raffinata rispetto a questa leggenda metropolitana, ho capito cosa vuoi. Perché? Perché in America hanno cosiddetto fair use, loro dicono noi riteniamo che questa attività di addestramento sia un'attività che manda avanti la tecnologia, la ricerca, e quindi rientri sotto un'attività coperta dal cosiddetto fair use americano, che quindi mette parzialmente da parte il copyright. Da noi funziona un po' meno perché noi non abbiamo questo principio, abbiamo un'altra cosa, però adesso non posso fare la lezione universitaria. Sul fatto che poi, arrivo, nelle immagini che tu generi con questi sistemi non ci sia davvero un rapporto di derivazione con le immagini che sono state usate per l'addestramento, questo in effetti è il punto chiave, no? Cioè se non ci sono elementi creativi delle immagini iniziali, ma io le ho solo usate per addestrare, la macchina ha imparato così bene a imitare quella roba lì che la fa di sua, cioè con sua autonomia, effettivamente il legame per il diritto d'autore si è troncato. E quindi è violazione di diritto d'autore o no? Secondo me no, l'attività che svolge l'utente con i sistemi di intelligenza artificiale. Però può essere stata in violazione l'attività di addestramento, quindi l'azienda che ha realizzato il sistema, che se ne è infischiata del copyright, ha fatto scraping massivo dei dati e l'ha dato in pasto. Lì potrebbe nascere. Infatti adesso ci sono le cause che si stanno attendendo. Cioè, devi dire qualcosa. Nicola, microfono. Questa cosa dei dataset per studi di intelligenza artificiale generativi di immagini che hanno preso è un po' una leggenda metropolitana, perché per esempio da lì è stato istruito con le immagini di Shutterstock, con accordo tra OpenAI e Shutterstock. In quel caso lì sì. E chi ha venduto il diritto di uso delle sue immagini ad alcuni produttori di intelligenza artificiale. Quello di Google è stato fatto usando le immagini di Flickr rilasciate in licenza Creative Commons. C'è quello di Daimler fatto con l'Università tedesca per la storia delle macchine di intelligenza artificiale, che le immagini se le sono fatte loro. Un dataset è stato fatto in quel modo lì, che è quello di Neo. Quindi, vediamo un po' di guardare... Il quale era un progetto di ricerca, quindi lui forse poteva anche farlo. No, il problema è che è stato passato da un'azienda business. Sì, un'azienda da profit. Incidentalmente, in Neo non ci sono immagini, ci sono link. Nel senso che non hanno scaricato e caricato le immagini, ma i link alle immagini originali caricate nel web.
Quindi, sì, 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 no, è una un livello di complessità non da poco. È notevole, per cui è un po' il discorso che abbiamo già fatto. Sì, 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 no, ma... Guardare questa cosa, questa tecnologia con uno sguardo che si rifà alle tecnologie precedenti. No, no, certo. In realtà andrebbe guardato lo sguardo con quei guardi, scusa la ripetizione, perché poi la tecnologia offre delle soluzioni che sono diverse. Adesso, per esempio, lo scrapping, che andare a scaricare. Beh, ci sono tecniche di computer vision, la macchina guarda, non scarica. No, quindi non scarica. Allora lì cambia anche, penso che anche dal punto di vista legale cambia. Sì, 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 cambia indubbiamente. Quindi ecco, l'invito è anche a raccontarle queste cose qui, perché se si continua a dire le intelligenze artificiali rubano. No, no, ma infatti. Non è più vero, non è così vero. No, no. Qualcuno l'ha fatta, una, però attenzione, siamo sicuri che se rubare quello. Perché le tecnologie permettono di fare delle cose diverse. Tutti gli altri dataset, per quello che ne so io, sono tantissimi, non li conosco tutti, ma la stragrande maggioranza può fare in un altro modo. Quindi... No, no, tu vuoi dire qualcosa? No, no. Sì. No, io volevo dire una cosa che però è collaterale rispetto a quello di l'argomento specifico di cui state parlando, e cioè il fatto che il modo in cui poi le immagini o le informazioni che in generale vengono raccolte anche con dei metodi perfettamente legali, vengono poi utilizzate per costruire le modalità di correlazione statistiche in modi non prevedibili. Quindi noi dobbiamo non prevedibili e non comprensibili così facilmente. È diverso da legale. No, no, per cui non parlavo più di questo, quanto di stare comunque attenti, a essere vigilanti sull'immaginare. E in ogni caso le informazioni che noi rilasciamo, anche quelle che consideriamo le più innocue in assoluto, in realtà non viaggiano mai da sole, vengono sempre correlate con tutto un insieme di altre informazioni che possono essere rivelate dalle nostre attività in rete, dalle altre sorgenti di dati, e il modo in cui queste cose vengono connesse tra di loro per ottenere informazioni su di noi o utilizzabili in applicazioni è un modo che allo stato attuale non è prevedibile. È un'apertura, un ragionamento un po' diverso. Voi stavate ragionando, no, sugli aspetti copyright, diritto d'autore. Io dico attenzione in generale, si stanno aprendo delle domande su come usare le informazioni che ci sono in rete e che noi rilasciamo alla rete, che sono delle domande nuove, perché questi modelli applicati in questo modo stanno dando luogo a dei risultati inaspettati di cui non conosciamo bene la natura. Non so se c'è qualcosa. Sì, sì, ma direi che... Penso che... Grazie a tutti per essere stati qua anche oltre all'orario di termine del nostro evento. Grazie a tutti i nostri relatori, che non starò a riepilogare tutti i nomi. Trovate fuori i libri con tutti anche i loro nomi. Grazie mille ancora per l'attenzione e buon Book City, buona continuazione. Grazie.